Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Il video di oggi vuole essere un video di apertura, diciamo, per cominciare un vero e proprio corso di base per principianti che si approcciano per le prime volte al mondo delle criptovalute e vogliono capire un po' come funziona tutto questo mondo, a partire dalle cose molto molto semplici di base fino ad arrivare alle cose anche un po' più complesse. Nello specifico, nel video di oggi andremo a vedere come si fa a prelevare e depositare una criptovaluta da un wallet o da un exchange per trasferirla in un altro wallet o un altro exchange. So che può sembrare banale ad alcuni di voi, ma in realtà in tantissimi mi hanno fatto queste domande, mi hanno chiesto di creare una guida, un video un po' più pratico, step by step, in modo tale che non ci fossero mai più problemi qualora si dovesse fare qualsiasi transazione. Prima di iniziare però mi raccomando, lascia un bel like, iscriviti al canale se non l'hai già fatto, perché è totalmente gratuito ma faresti tantissimo per me. Ti ricordo inoltre che ti lascio qui sotto in descrizione il link al mio canale Telegram, al mio profilo Instagram e al profilo TikTok, dove pubblico costantemente nuovi contenuti. Sigla e partiamo subito. Allora signori, benvenuti nel primo episodio di questo corso base per principianti relativo alle criptovalute. Intanto ci tengo a sottolineare una cosa importante: nonostante questo sia il primo video effettivo del corso che ho realizzato con l'intento di creare questo corso, andrò ad inserire nella playlist anche un paio di video che avevo già precedentemente creato sul canale, che sono quelli relativi a come acquistare delle criptovalute, a come ritirare le criptovalute ed utilizzarle per pagare, per fare la benzina, insomma tutte queste operazioni quotidiane, ed infine il video sull'utilizzo di MetaMask, magari ce n'è qualche altro ma adesso non ricordo. Insomma, per ricapitolare, questo è il primo video che ufficialmente fa iniziare il corso, però effettivamente troverete nella playlist anche altri video che possono essere davvero molto utili e che, tranquilli, sono anch'essi pensati per persone che comunque sono alle prime armi. Ma adesso torniamo alla parte più importante del video: come effettuare depositi e prelievi di criptovalute da exchange e wallet privati, ad esempio MetaMask, Terra Station e così via. Adesso ci spostiamo al PC, così vi faccio vedere tutto passo passo. Ok, siamo nella home page di Binance, ovviamente il mio exchange per eccellenza. Una volta effettuato il login possiamo andare nella sezione Wallet Spot. Nella sezione Wallet Spot troveremo tutte le criptovalute e le valute fiat che abbiamo acquistato all'interno di Binance. Andiamo a vedere come effettuare un prelievo di criptovalute da Binance verso un altro wallet. La prima cosa fondamentale da andare a fare è capire se quella specifica criptovaluta viaggia su una determinata blockchain o su un'altra. Mi spiego meglio. Quando andiamo su Binance e clicchiamo ad esempio su LTC, per fare il prelievo di LTC dobbiamo cliccare su prelievo. Una volta che siamo in questa schermata dovremo inserire l'indirizzo del wallet su cui vogliamo spedire i nostri LTC e successivamente sarà necessario selezionare la rete. La rete di prelievo può essere differente, ad esempio qui come vediamo abbiamo la rete BEP20, abbiamo la rete BEP2 e la rete LTC. In funzione della moneta in realtà potremmo avere ancora più reti, per esempio su USDT vi faccio vedere che effettivamente abbiamo tantissime reti disponibili come BNB, BSC, ETH, MATIC, SOL, TRX, insomma veramente tantissime. La cosa quindi importantissima da fare è riuscire a comprendere quale sia la rete di destinazione a cui vogliamo inviare la nostra criptovaluta. E vi dico di fare tantissima attenzione a questo dettaglio, perché se sbagliamo la rete abbiamo letteralmente perso completamente tutte le nostre criptovalute. Come facciamo quindi, ad esempio, per renderci conto se una determinata cripto sia disponibile su una rete piuttosto che su un'altra? Vi faccio vedere un esempio con un altro exchange, come ad esempio Nexo, di cui vi ricordo attualmente attiva una promozione assurda con cui potete guadagnare $25 in Bitcoin. Se non l'avete ancora visto vi lascio il video qui nelle schede, andatelo a vedere. Tra l'altro Nexo è una piattaforma veramente ottima, ma di questo ne parleremo poi in un altro video specifico. Tornando a noi, andiamo a cercare ad esempio USDT, clicchiamo su top up e a questo punto scegliamo una rete. Per esempio possiamo scegliere Polygon o RC20. Poiché sappiamo che la rete di Ethereum, ovvero ERC20, ha delle gas fee veramente molto molto costose, andiamo a cliccare su MATIC. A questo punto possiamo tranquillamente trovare qui il nostro deposit address, lo copiamo e
lo andiamo ad incollare qui su Binance. A questo punto basterà selezionare la rete corrispondente, ovvero Matic Polygon, il cui costo di commissione è di appena un USDT. Se avessimo scelto la rete ERC20, come vediamo, il costo di commissione è addirittura di $10. Se avessimo avuto la possibilità, ad esempio, di utilizzare invece la rete BEP20, ovvero la Binance Smart Chain, il costo sarebbe stato di appena 0.8 USDT. Come vedete, cambia molto da rete a rete. Scegliamo quindi Matic Polygon, scegliamo la quantità di USDT da inviare, in questo caso io ho messo $50. A quel punto basterà semplicemente confermare l'operazione inserendo le password o eventualmente i codici di Google Authenticator e nulla. A quel punto, nei prossimi 10 minuti dovrebbero tecnicamente arrivare sul nostro wallet effettivamente gli USDT. Come funziona invece per il deposito? Diciamo che ve l'ho praticamente spoilerato guardando da Nexo, però vi faccio vedere qui su Binance, è davvero semplicissimo. Torniamo al nostro wallet spot, siamo a caso che vogliamo effettivamente depositare USDT, in questo caso cerchiamo USDT, mettiamo deposita, selezioniamo la rete su cui vogliamo effettuare il deposito. Qui su Binance possiamo sceglierne davvero tantissime, però dobbiamo accertarci che anche l'altro wallet che stiamo utilizzando possa mandare gli USDT su quella specifica rete. Se volessimo per esempio utilizzare Nexo, sappiamo che le uniche due reti disponibili sono ERC20 e Matic, quindi clicchiamo su Matic e come vedete ci viene generato l'indirizzo del nostro wallet di USDT con rete Matic. A questo punto basta cliccare su copia e faremo praticamente la stessa cosa ma dall'altro exchange, quindi semplicemente andremo ad incollare questo indirizzo su Nexo, su crypto.com o qualsiasi cosa sia e semplicemente dopo aver confermato l'operazione arriveranno in automatico i nostri USDT all'interno di Binance. Vengo a farvi vedere giusto una cosa molto veloce, ovvero ciò che riguarda il deposito e i prelievi relativamente ai wallet come MetaMask e Terra Station. Parlando di MetaMask ad esempio, mettiamo caso che vogliamo spostare dei BNB. In questo caso non dovremmo assolutamente scegliere una rete da utilizzare, perché la rete da utilizzare sarà quella che effettivamente appare qui su, ok? Quindi in questo caso BSC. Nel caso in cui invece fossimo, non lo so, su rete Ethereum principale, ok, avremmo sempre la necessità di utilizzare rete ERC20 e così via con tutte le altre reti, come ad esempio Kronos, eccetera, eccetera. Quindi se utilizziamo rete Kronos avremo la possibilità solo di effettuare scambi con rete Kronos. Ovviamente vale praticamente la stessa cosa con Terra Station. In questo caso la chain che andremo a utilizzare è chiaramente quella di Terra. Quindi se dovremo spostare degli UST, per esempio, da Binance a Terra Station, chiaramente andremo ad utilizzare la blockchain di Terra e questo sarà sempre l'indirizzo del nostro wallet di Terra, sia per quanto riguarda UST, sia per quanto riguarda Luna. Per quanto riguarda i wallet di Terra Station, di MetaMask in generale, io vi consiglio comunque, qualora aveste ancora qualche dubbio, di andare a vedere il video che vi lascio qui nelle schede relativo proprio a MetaMask, in cui appunto faccio una guida un po' più dettagliata, specifica su MetaMask, dove parlo effettivamente di che cosa sia, di come funzioni, di come settarlo correttamente. Bene signori, per il video di oggi è tutto. Io spero che vi sia piaciuto, soprattutto mi auguro che vi sia tornato utile. Fatemi sapere se avete ancora qualche dubbio, fatemi sapere inoltre se vi piace questa idea di creare questa sorta di corso base sia sulle criptovalute, sulla DeFi in generale, per tutte quelle persone che si stanno approcciando da pochissimo a questo mondo. Qualsiasi dubbio, informazione o domanda scrivetelo qua sotto nei commenti e noi ci becchiamo alla prossima.